Era il 5 gennaio, durante il periodo dei saldi di Amazon. Allora ho deciso di ordinarlo, in fondo erano solo 21 euro. E dopo che è arrivato ho deciso di aprire la scatola. Aprendo la scatola l'ho fatto cadere per sbaglio e avevo paura che si fosse rotto, che non andasse più, ma ho realizzato che era un SSD, non un hard disk, ma un SSD. E quindi non è successo niente, l'ho installato tranquillamente nel mio computer. E nel BIOS ho cambiato la boot order per cominciare la procedura di installazione di Windows 10. E mi trovavo finalmente nell'interfaccia di installazione di Windows. E ho notato qualcosa di strano. L'SSD non era un 120 giga, ma era più vicino a un qualcosa come 111 giga. Nessun problema, non che io debba installarci qualcosa di pesante, ma non capisco il fatto che non abbia la quantità di memoria pubblicizzata. La procedura di installazione era velocissima e infatti ero sorpreso dalla velocità di scrittura di questo SSD. Il processo di installazione totale non durò più di 5 minuti, che ero già nell'interfaccia di configurazione di Windows 10, ed ero tipo, wow, questa è un SSD? E questa è la velocità a cui ho sempre voluto andare. E quindi, dopo il riavvio del PC, che tra l'altro ci mise 6 secondi, ripeto, 6 secondi, ho potuto iniziare a configurare Windows, ma solo con Cortana? Voglio dire, Microsoft, che cosa stai facendo? E quindi, dopo la veramente, veramente noiosa procedura di configurazione che io abbia mai fatto, ho cominciato ad installare i driver e i programmi che mi servono. E mi ci è voluto una cosa come 20 minuti. E mai avrei pensato che fosse così veloce. Voglio dire, cazzo, ed è il primissimo SSD che io abbia mai avuto. Wow, sono sorpreso, davvero.